pensate? Però prego, hai qualche domanda, Matteo? Che sensazione ha la senatrice per il suo panel? Una sensazione bellissima di una città che vuole nascere, di una piazza piena di gente per celebrare e festeggiare i nostri ragazzi, quelli che correranno nello stadio, nei campi, per far vincere l'Aquila. E quindi grazie al presidente Corrado Chiodi, grazie a tutti coloro che attorno a lui lavorano e hanno lavorato, perché bisogna dire la verità, se questi ragazzi potranno giocare in C1 è perché delle persone, degli imprenditori, ce l'hanno messa tutta e bisogna applaudirli. Per una volta un applauso generoso, non diffidente, non incredulo, un applauso vero, perché quando c'è stata la vittoria e il passaggio in C1 noi abbiamo detto allora forse se ce la fanno loro ce la possiamo fare pure noi a ricostruire l'Aquila. Forza l'Aquila! Ce la faremo! Ce la faremo! Festeggiare la promozione, il ritorno in prima divisione. Questa sera, ad una settimana, meno di una settimana dall'inizio del campionato, ci siamo. Il sogno si è avverato per un progetto che vuole continuare alla grande. Senza dubbio, sono più emozionato adesso che il giorno della vittoria. Noi siamo contenti di essere qui e speriamo di esserci per tanti anni ancora. A portare avanti questa società, questa squadra che dà l'entusiasmo e dà la forza di vivere a questa città che purtroppo sappiamo come sta. Io sono, che posso dire, sono piccolino, ancora non cresco bene sotto tanti aspetti, però piano piano che vado avanti mi rendo conto che l'impegno è importante, però come siamo riusciti adesso io spero di riuscire anche in seguito. Ho un gruppo a fianco che è veramente importante, che mi dà la forza, anzi ci diamo la forza a vicenda, perché senza di loro io non avrei potuto farlo, questo passo così grande. E quindi voglio ringraziarli tutti, a cominciare da Elio Gizzi, che è la colonna portante di questa società. Fatemi sentire un applauso forte. Al mio fratello, che anche lui... E io ce ne ho due di fratelli, uno si chiama Massimo e l'altro anche Massimo, però Mancini. A Stefano Cipriani, a Bruno Monti, a Peppe Melilli, alla QTV, importantissima per noi. Ma è vero, Presidente, che il mercato non è ancora chiuso? Il mercato chiude il 2, quindi le sorprese poi ci piacciono, no? Ce ne dica una. Non posso. Beh, Gianfalli spera di essere ingaggiato. Ci sarà sicuramente. Abbiamo due o tre elementi importanti che stiamo valutando ancora. E... eravamo partiti con un budget bassino perché avevamo detto quest'anno è l'anno di transizione, volevamo fare qualcosa di meno importante. Invece poi nel nostro gene, nel nostro DNA c'è la voglia di vincere, c'è la voglia di far bene. Presidente Corrado Chiodi, e facciamo davanti ai fotografi e agli operatori di riprese a voi lo scambio, il pallone autografato dell'Aquila Calcio e il pallone dell'Aquila Rugby per questa importante realtà dello sport cittadino. Allora, intanto che arriva l'assessore, io volevo far scambiare due battute ai presidenti. Facciamo ancora un passo avanti dell'Aquila Calcio e dell'Aquila Rugby, facciamo un passo avanti per spiegare l'importanza di questa amicizia, di questo binomio sempre più forte tra le due realtà della nostra città. Presidente Chiodi. L'ho sempre detto, siamo rami dello stesso albero, tutte e due rappresentiamo l'Aquila e tutte e due ci faremo onore. Noi quest'anno abbiamo sofferto, quest'anno vorremmo risalire, vorremmo un attimo essere e riportare l'Aquila Rugby al valore che ha sempre avuto per l'Aquila, per la città, per la gente, per gli appassionati del rugby. All'insegna di una grande amicizia, l'Aquila Calcio e l'Aquila Rugby. Ieri l'assessorato allo sport è venuto a sapere che un ragazzo aquilano, giornalista, ha vinto il campionato mondiale di ciclismo su strada. Allora il premio lo annuncio io,
L'assessore allo sport Iorio premia Enrico Giancarli per il titolo mondiale di ciclismo vinto in Austria. È davvero, Enrico, un applauso di cuore, complimenti. E io allora faccio la prima domanda all'assessore, perché tu sono emozionato, grazie assessore. Ecco, tu sei ancora emozionato. Assessore, è ovvio che qui qual è l'argomento del giorno? Qual è? L'argomento del giorno è che intanto abbiamo... Abbassiamo un po' la musica, scusatemi, perché si sente poco, grazie. Allora, diciamo che con un notevole sforzo tutti sanno che comunque il Comune è riuscito a rendere agibile uno stadio che fino ad oggi non lo era, e abbiamo tutti i certificati di agibilità che non c'erano, per inciso, mai stati. Cioè, okay, l'agibilità strutturale non c'era mai stata, voi l'avete ottenuta. L'abbiamo ottenuta. L'obiettivo principale era e rimane quello dello stadio di Acquasanta. Noi a novembre dell'anno scorso abbiamo presentato, abbiamo dato l'inizio dei lavori ad Acquasanta. Quando il progetto, quando il CONI poi è intervenuto e la Lega è intervenuta per far sì che anche le barriere minime che c'erano fossero tolte, per realizzare quindi uno stadio che solo ed unico pubblico in Italia sarà uno stadio veramente senza barriere, è iniziata quindi tutta la trafila delle nuove certificazioni che ha comportato i ritardi che noi oggi abbiamo. Quindi adesso diciamo che il 20 di settembre avremo una riunione, ringrazio anche la Regione questa volta per la collaborazione che sta dimostrando per le necessità del Comune. Nella quale avrete un tempo definito? Sì, abbiamo fatto una richiesta di rimodulazione della legge 41, e con questa avremo di nuovo 1.470.000 euro che riguarderà solo ed esclusivamente lo stadio di Acquasanta. Perfetto. Perfetto, va bene. Allora, a prossimi aggiornamenti, grazie. Faccio un in bocca al lupo all'Aquila Calcio, ai dirigenti, in particolar modo ai ragazzi e al mister. Grazie assessore, grazie, grazie assessore. Grazie assessore, allora, grazie. C'è un altro momento, Roberta. Anna. Assessore, prego, prego, veniamo al centro del palco. Ovviamente sono arrivati anche i tifosi. Giusto che sia così, accogliamoli con un applauso, grazie ragazzi, grazie, perché Fabio Aurelli, grazie a voi, Fabio Aurelli, Luca Iannucci, sempre bello, no? Ma guarda, avere uno spettacolo sia davanti che dietro è veramente la cosa più bella per un Castellone della Perdonanza, che ormai vede come appuntamento ricorrente la presentazione dell'Aquila Calcio. Farla quest'anno dopo la vittoria è veramente un motivo di ringraziamento che io faccio a voi che state alle mie spalle, tutti amici, ma soprattutto a chi mi trovo davanti, ai tifosi e alla gente aquilana, perché non è retorica, ma quando andiamo in giro come amministratori, il fatto di aver potuto dire in tutta la provincia, in tutta la regione, di essere la regina dell'Abruzzo per tutto l'anno è stato un motivo di grossa soddisfazione per un aquilano, per un amministratore aquilano e per un amministratore che si ispira alle vittorie dell'Aquila, del passato e del futuro, per affrontare le sfide della ricostruzione. Grazie, grazie davvero. Giovanni Paglieri, il vice Giovanni Migliorelli, preparatore atletico Vincenzo Milasso, preparatore dei portieri Marco Onesti, il medico dottor Antonio Barucci, dottor Rodolfo Fanini, i fisioterapisti Flavio Scandella, Moreno Ippoliti, Daniele Galeota. L'applauso allo staff tecnico dell'Aquila Calcio 2013-2014. E c'è, non c'è in scaletta, ma hai fatto bene, mister, a ricordarmelo, perché non è mai facile. Roberto, vieni qua, vieni qua. Non è mai facile togliersi le scarpette e passare dall'altra parte. Roberto Colussi. Signore e signori, Giovanni Pagliari è un uomo simbolo della vittoria dello scorso campionato. A lui l'applauso, in silenzio, dai. Tra poco voglio invitare sul palco, dopo l'intervista a Pagliari, una persona, perché così avvenne prima
anzi dopo la vittoria, io sono scaramantico, però ci siamo lasciati su Pagliari resta all'Aquila e non aveva più magliette, ha rimesso la felpa e si è ricominciato a correre. Siamo rimasti insieme, iniziamo una nuova avventura. Ringrazio la società che mi ha dato questa possibilità. Un abbraccio e un saluto a Ercole che è a casa e anche se sul letto ammalato sta lavorando, e soprattutto a questo pubblico che deve iniziare un nuovo corso. Io promesse non ne faccio mai, però l'unica cosa che posso promettere è che noi daremo, sia io che lo staff e che i ragazzi, tutto quello che abbiamo dentro la domenica e la settimana per rendere al meglio e dare la soddisfazione a tutti. Soddisfatto della rosa che si sta allestendo, questa è una squadra di primo livello contro corazzate che ci saranno in questo girone, parliamoci chiaramente. Sì, i nomi non hanno mai vinto, io mi preoccupo a costruire un gruppo forte con dei valori importanti, con un'idea di calcio, con grande unione di intenti, però è un campionato difficilissimo, questo lo sappiamo, ci sono squadre favorite, però noi ce la giocheremo su tutti i campi. Io un'ultima voglio dire, perché ho sempre visto nel mio lavoro che gli allenatori che sanno prendere in mano tutta la situazione alla fine vincono, e l'allenatore che detta la linea a volte anche in società, succede così da un punto di vista di disciplina comportamentale. Ho letto una sua intervista poche settimane fa, extra calcio, volevo dire, si è creato un tessuto forte tra Pagliari e l'Aquila, non è solo l'allenatore ma è anche colui che a volte, se deve alzare la voce per altre situazioni, lo fa, e questo porta alle vittorie perché crea allo stesso tempo un gruppo. Ma io penso che intanto l'unione ci deve essere tra società e allenatore, la stessa visione e unità di intenti, le stesse visioni anche sulle regole. E poi io penso che noi tutti abbiamo l'obbligo, soprattutto in certe città che hanno una storia e hanno sofferto, di capire anche dove alleni, perché il tessuto sociale condiziona e dà più anche entusiasmo al nostro lavoro. Giovanni Pagliari, Enrico. Io faccio una domanda a Giovanni, prima però voglio chiamare qui con noi Matteo il dottore Germano Rossini, prego dottore. Venga anche... con noi, facciamo un grande applauso. Sì, sì. Io vedo i tifosi, loro sono fondamentali per la squadra. Tra l'altro qualche giorno fa un bel comunicato da parte dei Red Blue Eagles, ci saranno anche in trasferta. Sì, sì, è una gioia in più per tutti noi. Io rispetto sempre le scelte di tutti, come anche se magari non le condividevo, perché penso che poi la squadra e l'Aquila venga sopra ogni cosa, però sempre rispettato, perché questo pubblico, soprattutto l'ultimo mese, veramente è stato l'uomo in più. Però siamo molto felici tutti quanti che saremo ancora in più in trasferta e si faranno sentire come al solito. Sciopero sì o sciopero no domenica? Ma per me è un falso problema. Io penso che noi in Italia abbiamo una caratteristica di chiudere le stalle quando i boi sono usciti. Questo è un problema che doveva essere risolto quando è stata imposta per la prima volta la regola del giovane. Io ai tempi miei a 17 anni giocavo a Perugia, se uno è bravo gioca, se uno non è bravo sta a casa. Molto sintetico, chiaro e preciso, Giovanni Pagliari. Facciamo un applauso a questi che dovranno difendere porta e linea difensiva dell'Aquila Calcio, sono loro che andranno in campo, e dunque testa Ursini dalla mano, Di Maio, Ferrante, Gizzi, in grosso Ligorio, Pomante, Scrugli e Zaffagnini. L'attivo è l'importante, aver raggiunto la salvezza prima di tutto, poi la cosa più importante è dare il massimo tutte le partite. E noi l'anno scorso, oltre a vincere il campionato, abbiamo fatto una cosa che all'Aquila mancava tanto tempo, è riportare e ridare entusiasmo a questa tifoseria che ne serviva tanto. E noi quello che possiamo promettere a questi tifosi è che ogni domenica daremo il massimo, consapevoli che indossiamo una maglia importante e sicuramente non facciamo rimpiangere la maglia dell'Aquila. Sì, però dobbiamo fare le cose per bene. Io so che c'è un omaggio coreale particolare per la nostra Arcione, Adelio Cervone, Amato Ciciretti, Francesco Corapi, Lorenzo Del Pinto, Lucio Boris Di Lollo, Valerio Petrucci, Daniele Abbracciante, Michele Bentoglio, Nicola Ciotola, Claudio De Souza, Lorenzo Di Stefano, Marco Frediani, Saveriano Infantino e Di
naturalmente non posso non cominciare da un aquilano doc, Lorenzo Del Pinto. Bentornato nella squadra della tua città. Ciao, buonasera a tutti. Salve. Allora Lorenzo, hai fortemente voluto l'Aquila, hai sempre detto per me sarebbe un onore mettere la maglia rosso-blu, giocare per la squadra della mia città. Sì, 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 sicuramente sono molto contento, sono orgoglioso di indossare questa maglia per giocare per la mia città, insomma speriamo di fare bene. E il bomber Claudio De Sosa. Claudio, sei già un beniamino, noi ci conosciamo perché lo scorso anno abbiamo lavorato insieme a Chieti. Io so quanto sei forte, so quanto puoi essere decisivo, so però quanto questa società, questo staff e questa tifoseria si aspetti tanto da te. Sì, è vero, e prima cosa voglio ringraziare l'accoglienza che ho ricevuto qui all'Aquila quando sono arrivato dalla squadra, dallo staff tecnico, dai presidenti che mi hanno voluto e mi hanno dimostrato grande affetto, e anche dalla gente, perché tutti i messaggi che ho ricevuto anche su Facebook e non solo mi hanno riempito di gioia, e spero di dimostrare quello che parlo. Sono contento di aver fatto bene l'anno scorso, perché con la squadra per cui giocavo a Chieti ho dato il massimo l'anno scorso, e quello che mi auguro è quello di ripetere quello che ho fatto l'anno scorso. Quello che posso promettere, è l'impegno massimo in ogni allenamento e maggior ragione alla partita la domenica. Uno dei grandi obiettivi del mercato dell'Aquila di quest'estate è un centrocampista, si parlava tanti nomi, ma il vero obiettivo di Ercole Di Nicola è arrivato qualche giorno fa all'Aquila, lui è di Catanzaro, Ciccio Corapi. Benvenuto Ciccio, tra l'altro ho saputo che dopo neanche una settimana che sei qui già ti sei integrato benissimo, già stai facendo molto bene, sei già un punto fermo di questa squadra. Sì, intanto buonasera a tutti, mi sono integrato abbastanza bene perché c'è un gruppo fantastico, un grande staff tecnico e mi hanno dato la possibilità subito di mettermi a mio agio. Un mese fa io ho presentato la Roma, c'era Marco Frediani, la Roma prima squadra, quindi facciamogli un applauso perché per lui è stato veramente importante, ha segnato nella prima amichevole proprio in giallo-rosso con la prima squadra a Brunico, a Riscoli di Brunico. Amato, che ambiente hai trovato? Ho trovato un bellissimo ambiente, dei ragazzi fantastici, un gruppo eccezionale e anche lo staff, un bellissimo staff, e niente, speriamo di fare bene quest'anno e cercheremo di dare il massimo in tutte le partite. Questa è una piazza molto esigente, tu sei arrivato da Carrara, ovviamente sai che è una stagione importante. Sì, cercheremo, ripeto, di fare il massimo e daremo tutto quello che abbiamo e ripeto, cercheremo di fare bene sperando in un'ottima stagione. Matteo, mi concedi una domanda da Ciccioletti? Perché vedo che ancora il gesso al braccio dopo il problema nella partita con il Frosinone. Amato, sarai pronto o quando? Prima possibile, spero. Possiamo dire un paio di settimane o un po' troppo presto? Speriamo. Un paio di settimane, dai, con il Pisa in casa, che tra l'altro per Pagliari è una partita particolare perché certo. Giovanni giocherà contro Dino. Naturalmente un saluto a tutti gli altri attaccanti. Sì, io faccio una domanda a Frediani e poi salutiamo tutti. Ti volevo chiedere, passare dalla prima squadra, un gol in prima squadra, comunque alla prima divisione, psicologicamente ci vuole tanta forza, e poi sapersi mettere tutti allo stesso livello. Sì, questo è il mio primo anno tra i professionisti, perché fino all'altro anno giocavo con la Primavera, quindi è il primo anno che mi trovo pure con gente più grande di me, però è molto, tutto molto bello perché ho trovato, come ho amato, un ottimo gruppo che mi ha saputo accogliere.